presente la vostra scuola? Ecco, prendete ad esempio quei ripetenti, quelli che hanno più di 30 anni rispetto a voi e ve li ritrovate in classe. Vi siete mai chiesti come ci si sente a essere in quella posizione? Beh, io no, perché ci sono già. Vi starete chiedendo chi sono io. Senza farvi troppe storie potrei dirvi che sono quello in questa inquadratura. Ma andiamo un po' più nel dettaglio e per ordine. Ma soprattutto, lei ama sto filtro in bianco e nero, che tanto si sa che ormai il cinema è tutto a colori. Ecco, questo sono io, Maurizio Di Martino, studente professionista. Beh, quasi. Diciamo che ho fatto solo 6 anni di media. Conosco gente che ne ha fatti di più. Avrei potuto fare anch'io di più, certo, ma diciamo di questi tempi, insomma. Come lui, ad esempio. Si chiama Levante Bossini, ma si fa chiamare Liberato. Vorrebbe essere il boss di Napoli e dintorni. Ma diciamo che di boss c'ha solo il nome, o il cognome, insomma, ci hanno capiti. O Levante, la puoi smettere con questa pistola finta. Tralasciando il camorrista tarocco, qui abbiamo un gioiello di questa società, Lorenzo Esposito, amante del vestiario lussuoso, ricco sfondato, ma aspettate, ricco per modo di dire, gli piace fare il riccone, ma alla fine in più a noi c'ha solo la pensione di nonno che sfrutta ogni mese come carta di credito. La sequenza sono 2 più monomi che possono. E come se non bastasse c'è lui, Loris Faina, il boss della scuola. Dice di essere forte a menare, ma secondo me è forte solo a parole. Oh, una volta infatti lo stesso per terra. E non fu qualcosa di così difficile, anzi facilissimo. Ora sono 2 le cose, o sono più forte io o lui che non sa neanche come si tirano i pugni. E penso più sia la seconda. Significa quadrato di un binomio, un volontario. Lo trovo un volontario, il quadrato di un binomio, alla lavagna. Che devo fare? Oh, che devo fare? Alla lavagna devi venire. Su, forza! Forza, vieni alla lavagna, dai, sbrigati. Forza, scrivi A più B al quadrato, dai, vediamo se hai capito. Allora, adesso mi scrivi un quadrato di un binomio, me lo sviluppi e poi dopo lo spieghiamo alla classe. Nel frattempo io segno un attimino gli assenti. Andiamo. Allora, Caneschi, D'Arienzo, Di Martino. Neanche oggi c'è Di Martino. Anche lui è influenzato. Oppure è mal di matematica. Mal di matematica? Va bene, va bene. Allora, le assenze le abbiamo registrate. Divertito, questa è l'ora di arrivare a scuola. Il professore stava a pigliare il caffè, poi non ci vado giù da quell'animale del bidello a pigliare il permesso. Tutto allora, vieni con me. Ora che devo fare? Qua, adesso non lo vediamo. Ok, professore, tutto a posto. Va bene ragazzi, allora vi rispiego le proporzioni se non le avete capite. Professore, è già la quarta volta che le spiega, lasciaci un po' pure a me Loris, professore. Maurizio, ma ti rendi conto che questa è l'ennesima volta che io ti spiego le proporzioni? Anche quest'anno sarai bocciato e resterai nuovamente in terza. Chiaro, questo 2 minuti. Sì, non si dicono certe cose, zitto. Ragazzi, anche quest'anno vi bocceranno tutti quanti. Voi 3, 4, siete una banda di scapestrati. Associazione a delinquere, comunque una banda di scapestrati. Quindi o vi mettete a studiare, oppure rischiate di ripetere nuovamente l'anno. Professore, ma lo sa che noi teniamo ancora tanto tempo per l'esame? Cioè, all'esame noi potremmo davvero migliorare, perché, cioè, noi siamo quello che pensiamo e il nostro futuro lo decidiamo solo noi. Via, però professore, adesso ci faccio uscire. Ma partiamo dall'inizio, ecco. Questa è la nostra banda di sciagurati, scapestrati, che più ne ha più ne metta. Voi vi chiederete, ma che buccia andate a fare a scuola? Ce lo si chiede anche tra di noi, perché non vi preoccupate. Ma non si sa. Boh. Comunque, in questa associazione a delinquere, ancora non ci siamo messi d'impegno a trovare un modo per passare l'esame. Mi sembra anche ovvio che la soluzione più semplice sarebbe studiare, ma mi pare che noi possiamo fare cose del genere. Diciamo, non ci siamo mai riusciti. Ma quest'anno cambia la canzone. Ma non perché ci mettiamo a studiare, non sia mai. Ma troveremo un modo per copiare l'esame sicuro, o almeno lo spero. Intanto, mentre pensiamo a come fare, festeggiamo. Eh sì, perché qui ogni sera c'è una festa. E si sa, le feste portano solo cose belle. O quasi.
Maurizio, esci con me stasera? No, non da fare. Dai, dai, vedi che ci sono anche io. No, voglio stare un po' per fatti miei. E allora dilla tutta, non inventare scuse, dai, vieni. No, non ho voglia. Vabbè, dai, allora dica tutta la canzone. Dici che non hai voglia. Comunque, dai, vieni. E io le scuse ve le metto perché se no mi rompete le scatole. Dai Maurizio, non farti pregare, su vieni. Maurizio dai vieni, ti portiamo una festa, ci divertiamo. Le domeniche da nostro quanta neve che cadrà. E nel tempo che verrà, il mio cuore ti sorprenderà. Tu c'entri qualcosa con... No, no, per niente. Niente, anzi va, mo ti porto io in un posto. Ma sei cretino, ma non lo sai che guida il legamento? E poi scusa, quello è di Levante. Beh, in effetti è buono. Ma che buono, stai zitto che fai solo danni con quella bocca. Ma io in Italia comunque ce l'avrei. Oh, diccelo subito prima che ti scordi. Allora, dovremmo partire per la spedizione.
per far capire che sono un compassionabile? Sì, tu scendi che rovini tutte cose. Vabbè, allora dicevo che sono compassionabile. Staccio. Levante, ma non tu sei stanco? Vai a prendere la macchina che l'hai parcheggiata in quattro per la fila. Vai che te la rubano, vai. Oh, mamma mia, ma che non guarda viva. Comunque, dobbiamo prendere il foglio dell'esame dell'esaminatore. Sì, dall'esame per esaminare, sì. No, guardate che di solito le porta sempre dalle parti del porto di Gaeta. Sì, perché là c'è una tipografia che non so quale intruglio deve fare. Ecco l'ideona, prendere il foglio, completarlo con i libri a casa, sempre nella memoria. Semplice, no? Sì, Lorenzo, ma le fotocopie chi le fa? Se è un foglio solo, le fotocopie chi le fa? Lo sai dove nessuno di noi sa fare fotocopie? Infatti le fotocopie, quello è il problema che ci blocca. Cioè, per rubare quel foglio bisognerebbe essere un po' più coraggiosi, un po' più criminali, insomma. Come te, senti? Ma a me che? No, no, vabbè, sì, faceva un discorso un po' più generale. Ah, ma era un discorso fatto in generale. Oddio, ti hanno portato la macchina! Qui, sentite, questa è Levante che mi chiama per la macchina. Vabbè, ma c'era questo problema, valla ad aiutarmi. No, ma che sta benissimo. In effetti Fena c'ha ragione, non senti che ti dice che si sono portati via la macchina? Valla ad aiutare, no? Come si sono portati la macchina? Come si sono portati la macchina? Vado, vado. Mannaggia X, guarda. Come che ci dobbiamo muovere, oh! Sì, Mori, non ti preoccupare, Mori. Ma tu sei sicuro che sarà facile da fare? Sì? Sì, sì, l'ho visto fare un sacco di volte, non ti preoccupare. L'ha visto fare, non l'ha mai fatto. Allora, il piano è questo. Appena arrivati in piazzetta ci buttiamo subito dentro. Ma mi pare questo il momento di mangiare. Devo dare forza, scusa. Ma muoviti, vai. Allora, dicevo, il piano è questo. Quando arriviamo in piazzetta, appena arriviamo... Ah! Zitto, che se ci vede qualcuno, chi glielo spiega cosa stiamo facendo? Comunque l'hai ripresa la macchina dalla questura? Ah, sali, ma che è? A rapporto! Comunque sì. Sì, che cosa? La macchina, dico. Dicevo, la macchina l'ho presa, cioè l'ha presa mio padre in realtà. Perché se l'andavo a prendere io me la sequestravo una vita e non per divieto di sosta. Ma cammina, vai, vai. Io vado a parcheggiare la macchina vicino al negozio. Oh, aspetta, ma sei sicuro che facciamo i soldi con quel negozietto? Oh! E non corre che si sentono i passi! Ah, ma allora ci sente? Boh, vado a prendere la macchina. Sì. È veloce che sta la macchina a doppia fila. Ma lo volevo fare, lo volevo, sì o no? Io te lo dicevo per te, perché poi te la sequestrano di nuovo e viene a dare fastidio a me. Oh, facciamo, dai. Mano in alto, fermi. A che ora ce l'hai messa? Che è messa? Te la apriamo io. Ma come ti sei vestito? Guarda, quello che viene a fare le lamine con le camicette e le scarpe da tennis. Ma perché scusa non sto bene? Fermi, mano in alto. Ma perché dici fermi? È solo uno. Vabbè, non vado io, guarda che faccio. Sì, poi dici che sono io quello che parla male, dai. Sì, ma è per dire, si fa così per dire. No, 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 ma spiega, dai. Ma arriva il momento questo di mettersi a litigare. Sì, dai, intanto spiega. Sì, perché tu quando parli non si capisce mezza parola, vogliamo mettere, ya. È arrivato, ya. Oh, la rapina, vogliamo fare, oh. Dacci soldi. Vedi che non si capisce. Calmi, calmi, non mettete in mezzo la morte. No, vabbè, non ti preoccupare. E invece morirai. Ma perché, poverino, scusa? Tutti dobbiamo morire prima o poi, Maurizio. Beh, in effetti tieni ragione. Ma dove hai portato? Dovevamo andare in banca! Non c'era parcheggio, Maurizio! Dacci soldi o morirai! Questo è perché se non me l'avessi rotto l'altro giorno non sarebbe successo. E non sarebbe successo manco questo, pensi, se non me l'avessi puntato l'altro giorno. Comunque andiamo, dai. Grazie, grazie assai, Che figura di muro. Sì, ho capito, però devi calmare. No, ma è un'offerta spettacolare, dobbiamo prendere per forza, cioè... Dobbiamo un cazzo, allora ti incomincio a calmare, ma poi di quanto è sto sconto? Ma per sapere. Ora costa 5,59 al chilo. Come 5,59 euro?
Ma costa più di prima, costa. Ma tu ti sei scemonito, ma non hai capito, quelli là mettono, ti scrivono che ho l'offerta per farti andare a comprare, ma non è detto che... No, comunque tu mi devi portare da poltrone e sofà, assolutamente. Cosa? Che vuoi? Da poltrone e sofà, ma tu non stai bene, tu. Ma poi a fa che? No, perché venendo ho visto dentro la televisione che a poltrone e sofà sta quel divano giallo platino che volevo io. E per niente dobbiamo andarci perché l'offerta termina domenica. Cioè, è un'occasione grandissima da non perdere. Ma secondo te, ma tu ti fai pigliare per il culo da tutti quanti? Ma secondo te quella veramente termina domenica la promozione? Ma è una vita che stanno sempre gli stessi sconti, babbo. Ma poi il divano giallo platino, ma che... E va! Ehi, c'è, vuoi io? Che è sta roba? Sto pubblicizzando l'associazione delle lingue di cui parlavi ieri nel sogno. Eh? Ieri sono venuto a dormire a casa tua, non ti ricordi? Parlavi nel sonno di questa associazione delle lingue. Sei venuto un'altra volta a dormire a casa mia? Ma ecco chi ha lasciato la macchinetta del caffè sporco. Mannaggia, a me quando ti ho dato le chiavi. La devi finire di venire. Ti devi togliere sto vizio di venire a casa mia, infiltrarti e poi la mattina te ne scappi. Oh, comunque, vabbè, stasera devi venire al mio concerto assolutamente. Al tuo che? Oh, se vieni al mio concerto comunque ci divertiamo come dei pazzi. Cioè, lanciamo le bombe a mano sul pubblico, ci divertiamo un botto, cantiamo, allucchiamo, saltiamo. Non siamo a Napoli, scordatelo. Ma perché stanno pure i biglietti? Amore, ho venuto tanto talmente... Io non pago niente, te lo scordi. Non ti preoccupare, ci penso io ai tuoi biglietti. Fidati, sarà un grandissimo concerto. Ma si è lo stesso effetto con un altro senso. E se lo sguardo vuole, non dobbiamo alzarsi. E si muove fa amore, non ti ci muove a me. Perché non ti va bene, ma se lo fa alzarsi. E si è lo stesso effetto con un altro senso. Insieme a me per noi. Ma chi sei, Faina, che allucca così? Apri la porta. Come apri la porta di casa? Ma dirmi normalmente che stai sotto casa e suonare? No, devi per forza... Ma che strada sto coso, guarda. Ma chi sei diventato? Levante che mi devo rompermi i gabbasi sul pianerottolo di casa mia. Ma scusa, oggi non era il giorno dove dovevamo prendere il foglio dell'esaminatore? Sì, infatti, entra, papà, adesso, dai che tra un'ora dobbiamo andare, La porta! La porta! Ma mi spieghi cosa ci stiamo preparando a fare che stiamo andando all'esaminatore? Sai, no? Meglio prevenire che curare. Invece la benzina alla macchina l'hai messa? No, ne ho più. A piedi? Sì, una ora, 10 minuti che sei lì. Ma tu sei sicuro? Sì. A 10 minuti il tempo solo di attraversare o tutto quanto il viaggio? No, figa di Matrezia. Vai, una! Che quella tutta sarebbero stati 2 minuti. Però va bene, siamo qua. Vedi che le linee funzionano sempre. Sì. Che c'è? Che c'è? Oh! Se mi dici cosa c'è! Oh, vieni! Sto qua, che faccio? Poi l'esaminatore! Ah, buono, l'esaminatore! Sì, sto pure cosa! Bene! Dobbiamo prendere il foglio dalla mano e scappare! Ho capito, ma sei sicuro che sia quello l'esaminatore? Diciamo che sarebbe il figlio, però... Aremma! Oh, dai, grande, parte la missione! Sì, vabbè, basta, tu stai zitto. Allora, al video partiamo. Uno, tre! Oh.
fermati, fermati, prendiamo questa. Guarda sto cretino, guarda. Ma parlando di cose serie, ma questa parte è tua, vero? No, sinceramente non so di chi sia. Ma almeno sai se ci possiamo salire o no? No. Ecco, perfetto. Prendi un po' il foglio, che se io sto guidando. Perfetto, sta scritto di tutto qua, carne, pasta, pane. Ma come carne, pasta e pane? Che ne so. Vai a timone, no, se io sto qua. No! No! Cosa? Ma questa è la lista della spesa di quello lì. Quello chi? Quando pensavate di accorgermi che era il foglio sbagliato? Noi... Lo so che quello non era il foglio che cercavate. Voi cercavate il foglio dell'esame. Non ve lo do manco per 50 euro. Vabbè, almeno vedi che era lui il figlio dell'esaminatore. Quanto? 60? Ed ecco che la prima parte della missione è stata completata. Voi penserete, ma le fotocopie? Ecco, le fotocopie. Io avrei voluto continuare le missioni, ma quando arrivano le feste inizia il periodo sacro e inviolabile per Levante. Forse è l'unico momento dell'anno in cui davvero mi sembra che abbia origini napoletane. Ma ancora non si è capito se davvero viene da quelle parti o lo dice per fare il figo. Boh, non si sa. Freddo, a mezzemare, non so tempo. Io mi sono climatato, fra già fa. Comunque, vedi che la fa. Oh, allora, magari la nostra coppa termosifone. Muovete, non mi fa un press. Animale. Buongiorno, si vede al mattino, questa sarà una giornata di merda. Che è successo? Ma poi soprattutto perché state in casa mia? Chi va dato le chiavi? Levante! Scusa! Ma t'ammazzo, ma t'ammazzo! Comunque, che succede? Siamo andati in Natale! Mia, non si capisce niente, ho capito, basta! Ovviamente come casa per essere mia ciotosa abbiamo scelto la tua. Ma per il lari, mamma! Oh, raga! Ma siete sicuri che volete farlo con Levante il cenone? Questo qual è il problema? Quello fa un casino, va. Tanto la casa è tua, Mari. Mari, ma lo avrete ammazzo, re. Qua, no, comunque, intendevo. Che Levante inizia a sparare batti come un animale. Sì, anche quello, ma non è comunque. Che Levante sparare tutto come uno schifo. Sì, quello, che ma... Che Levante inizia a cantare canzoni. E fatemi parlare! Eccolo, eccolo. Oh, regà, ma comunque siete sicuri? Sì, perché... Sì, perché? Ma voi avete capito che questa cosa la dovete fare per forza se volete fare il cenone con Levante? Allora, cosa? La spesa! Allora, si comincia con gli antipasti, poi baffugato, un po' insalata, pizza e scarotto. E arricci mangiata. Baffugato, che fai? Non è facile. Non è vero. Baccalà, baccalà in nudo, spiego la roba pazza, cavallo brava e capito di tutto. Ci sono niente, roba qua e fuiatella. Oh, se tu intero ci sono niente di niente. Sì, ya, ne fai i contorni, non li fai, eh? Ma come? Ma come? Come sta? Voleva aspettare di meno, eh? Oh, questo qua ci ha messo tanto con la lista della spesa. Ma tu sempre a mezze mani che stiamo inverno, ma come fai a stare a mezze mani? Ho capito che io sono quello che c'ha meno freddo, ma così vi ho la broncopolmonite pure io. Ma fa caldo, perché c'è meglio? All'ora. Stavo in bagno. Ah, complimenti comunque. Vi fidate di me? No! Siamo in una botte di ferro!
aspetta, dovrebbe essere sto scritto qua. Questo non è cattigeria. Ah no, ecco, però qua sta scritto, qua sta scritto. Vediamo un po'. Che sta scritto in fondo, non ci vedo. Guarda, giusto perché non c'ho gli occhiali, ma a me mi sembrano scritto quello là. Cioè, poi si smetta quello là, che stile. Fate la fattura. 208 euro. Ah, veramente, ma ne ancora 96 pacca. Ah, quanto sarebbe giusto per apparare un po' i conti? 304, giusto? Allora, siccome ti ha mandato le vanne, 310. Ah, boh, perfetto. Posso, fammelo chiamare questo, fammelo chiamare. Ah, ecco. Ah, rispondi. Leva! Dammi a me. Leva, tu adesso mi devi spiegare come sei arrivato a 310 euro di peggio, come sei arrivato? No, aspetta! Andiamo. Scusa, ma invece non l'ho comprato più? No! 45! Sei stato squalificato, minchione! Siamo venuti fin qua per vedere Maurizio Schiattar! Ed ecco che, passate le feste natalizie, iniziate già dal 1 dicembre e finite il 7 gennaio, ci siamo resi conto che dovevamo assolutamente trovare il modo per fotocopiare il foglio dell'esame, per passare almeno gli iscritti. Poi Lorenzo ci avrebbe procurato gli auricolari per passare l'orale, sperando che non li prenda dal nonno a cui ruba l'attenzione. Buongiorno, si vede dal mattino. Questa sarà una giornata di merda. Perché stai qua? Tu me la devi dare, cioè, ma che buono. Non è che ci posso passare. Uè, bella. Oddio, perché sta pure lui? E non hai ancora visto la parte migliore. Oddio, sta pure quella belva. Ma perché staresti qua? Non ho capito. Leva sta cosa. Ma non ti ricordi che ieri sera eravamo tipo morti? Magari. Cioè? Cioè niente, vai avanti. E vabbè, comunque siamo venuti a dormire da te. Vuoi levare sto schifo o no? Ma poi con tanti letti e divani che stanno in questa casa dovevate venire sul mio qua. E avevamo paura. Sì, certo, come bambini, eh. Sì, appunto, che fanno a fare, eh? Allora ragazzi, il piano è questo. Lo vedete proprio qui, illustrato su questa lavagnetta, elaborato in ogni minimo dettaglio. Allora, come già accennato prima, il piano è questo. E verrà svolto sfruttando il foglio dell'esame che io ho recuperato. A parte che... non voglio essere interrotto.
Allora, dobbiamo fotocopiarlo per 4. Solo che noi né abbiamo una stampante e né sappiamo come si stampa i fogli. Sì, intanto levati quegli occhiali che mi fai paura. Comunque le fotocopie sono la cosa più semplice del mondo, cioè non ci vuole niente, cioè. Ma neanche se me le fate davanti ci credo che sapete farle, dai su. Non è questione di saper fare, è questione che non abbiamo una stampante, quello è il fatto che... Non vuoi essere interrotto, è chiaro? Ah boh, fatti in culo allora. Uè, c'è, sveglia, via! Uè, che se la pigia la Lorenzo da scegliere, oh, ma che vuoi? C'è la stampante a casa? Certo, perché non la dovevi avere? Cioè, calma, no. Come no? Sì o no? Sì! Che significa, Filippo? Vabbè, non ce la vuole dare. La tiene, ma non ce la vuole dare. No, no, non la tengo veramente, non sto scherzando. Sì, sì, certo. Perché io mi ho detto una bugia. Oh, comunque è grande, non è che mi ha fatto organizzare questa spedizione. Sono troppo contento. Adesso però dobbiamo riuscire a mettere la stampante a fallire. Cioè, scusa, non ho capito, tu inventi, io faccio e lui si piglia meglio. Eh sì, qual è il problema? Cioè, ci ha inculato praticamente. Sì. Coglioni tutte e due, no? Uno sì o uno no. Ok raga, possiamo andare, via libera. Oh, comunque sono in grado di questa possibilità. Cioè, uno dei miei più grandi progetti. Sì, sì, però passa la voce. Se vuoi allucco pure, eh! Zitto, celebro reso. Ma ah, comunque sei uno dei tuoi più grandi progetti come il concerto, guarda, proprio. Perché che c'era di male che concerto? Cosa c'era di male? Cosa c'era di buono? Hai visto quanta gente mi acclamava? Yeah, ma se te l'ha messo quel maiale come effetto speciale la gente che applaudiva, yeah. E le mie spettacolarità di canale. Sì, sì, yeah, ma saranno in playback pure i ringraziamenti, yeah, ma è piacere. Ma buona la maschera. Ma io le faccio pure le cose, ma le faccio fatte bene. Buona ragazza, vieni qua. Ma io le faccio pure le cose, però le faccio fatte bene, comunque non è che... Oh, silenzio, litigate dopo. Siamo arrivati a casa di quell'animale egocentrico, bastardo, autocelebrativo, criminale. Non credi che il sarcasmo per essere divertente dovrebbe essere breve e conciso? Guarda che non è sarcasmo, io lo penso veramente. Va bene, comunque com'è che si passa di qua a casa? Levante. Ma ti pare il caso di salire sul balcone? Se non per guardare ste minchiate. Vieni! No, comunque io se tutti si viene a piedi non me li faccio. Ma saranno dietro due. Dai, chiamiamo l'ascensore. Chiamiamo l'ascensore. Oh zitti, l'ho chiamato la mezz'ora, l'ascensore non sta a scendere. Proviamo la piaggia nel garage, va? Vabbè, perfetto, aspettare no. Vabbè, leviamo, ce la fai a scendere, è troppo difficile. Mamma mia, che potendo! No, niente raga, neanche questa scende. No, basta, la mia missione finisce qua, guarda. Ciao. Come finisce la tua missione? Maurizio, finisce la nostra missione. Come finisce la nostra missione? Shh, non urlare. Come non urlare? Questo qua ci ha fatto venire qua, ci ha fatto saltare l'altro giorno di scuola che potevamo evitare. Per dire, non ci bocciano, abbiamo la stampante. Poi ci bocciano per le assenze, ci bocciano. Ma cioè, sicché scavalcare dal balcone sì, fare due piani a piedi, no, ma no, ridammi i soldi della benzina, amore, ridammi i soldi della benzina. Allora, la stampante non ha funzionato. Ci credo, l'hai visto a chi l'hai messa in mano la missione? Ok, c'è. Shish, litigate dopo, fatemi parlare. Dobbiamo andare in una tipografia. Non è facile trovare una tipografia che non si accorga che stiamo fotocopiando un esame e, non ci faccia causa, eh. Poi, ma poi la scusa, puoi smettere di parlare così che mi stai dando fastidio nell'anima? Perché qual è il problema? Il problema è che mi dai fastidio. No, intendevo il problema della tipografia. Quell'altro problema è che se andiamo là con la scritta ministero sul foglio da fotocopiare è normale che si accorgano che non è una cosa propriamente nostra, no? Sì, certo, ma io stavo pensando ad andare anche verso...
Cazzo, è vero! Dovremmo recarci fuori regione, nelle zone del nostro amico Levante, nella speranza di trovare qualche tipografia corruttibile. Voi quanto avete? 4 euro! No, non è che ve lo scordate, no, mettiamo anche un soldo, io lo fa promuovere per far promuovere sto scema. Ma solito tirchio, fai come me che metti? Se non mettete niente, non metto nulla neanche io. Ma tu sei più ricco, no? Vai soltanto facendo il riccone, sgancia tu i soldi, vai. No, dovete mettere qualcosa pure voi. Allora io metto 10 centesimi, che è comunque qualcosa. Io rimango nella mia. Oh, fermi! Aspetta, ho capito bene. Un viaggio fuori regione, dalle parti mie. Cioè, noi andiamo dalle mie parti e allora ho un'idea, voglio, dobbiamo fare un viaggio, un grande viaggio. E che viaggio? Per me è ok. No. No. Eccoci, inizia il viaggio. Levante iniziò a cercare il modo per partire, ma si sa, quando si lascia qualcosa in mano a Levante... Levante, dove cazzo ci hai portato? Sto voglio non capisci il cazzo. Vabbè, andiamo, va. Oh, ma che è? Oh. Raga, oh, vedi che mezzo che ho procurato. Ma sei sicuro di saperlo usare, sì? Ma certo, voglio, non gioco dei ragazzi, tranquilli. Cioè, qua non viene anzi una vera in fumo. Accendi il secondo. Scusa, non è che puoi accelerare un attimo per vedere? Sì, guarda, è un attimo. Ma tutto ok, Sì, sì, non ti preoccupare, ho sbagliato a calcolare le distanze. Roba di poco. Adesso abbiamo capito, lasciamo stare. No, ma guardate che bel mezzo. Sì, vabbè, facciamo una cosa, mentre tu lo porti sotto casa tua. Non mi abitava a casa tua questo. Sì, non me ne parla, guarda, che mi salgono le bestemmie. Comunque, quando hai fatto faccio un fischio, vabbè. Io vado, Sì, un po' schiantati, va. Vai, ma è una cosa incredibile, guarda. Dai, però, secondo me lo so guidare, ottimo. Andiamo, puntata ma grandissima, in realtà l'autobus Levante riuscì a riprendere qualcosa che non potesse prendere fuoco. E diciamo che, insomma. Mi sa che è caso, Cioè, farti mezzo Italia con questo fatto qua, mi sa che non si può fare. Vabbè, volendo. Dopo aver fatto capire con fatica a Levante che di muoversi in acqua è un pari per caso, decise di proporre i due ruote, ma mi sa che non fu una grandissima idea. Ne va la partenza intelligente! Ma guarda qua che mezzi che ho procurato! Io ancora non ho capito se questo ci piglia per il culo quando dice ste cose per nascondere la minchiata che ci ha proposto, oppure fa veramente. No, io faccio veramente. Va bene, allora a posto. Scusa, ma quel veicolo che cazzo è? È una carriola! E ti sembra un veicolo questo schifo? Ha le ruote, quindi tecnicamente lo è. Ma quella manco le teglie che ti mangi tu riesci a tenere, Ma comunque l'ho portata per compagnia e anche per fare compagnia ai vostri bolidi. Io ancora non ho capito se questo ci viene per il culo, però, questo. No, non penso. Colpo di genio, io proposi a Levante di provare a farsi ridare la macchina dal padre, ma evidentemente fece un errore. Un grande errore. Allora, perfetto, Lorenzo, la benzina l'hai portata per far... Uno se n'è andato a fanculo. Beh, a proposito, tu hai portato i fogli per l'esame? No. Sto scherzando. Voglio. Ne vai invece, tu hai portato i cose. Allora, io ho portato solo questi. Ho portato i ruoti. Questi ce li mangiavo durante il viaggio. Qua ho portato la pasta al forno e qua la parmigiana mi ha fatto male. Che cazzo servono queste cose? Possono sempre servire durante il viaggio. Dai, solo questo, pensavo peggio. Michele, Arnaldo! La tua sti soprannomi di me. Veramente. Ma mi diverto, è bello. Ma tutte ste valigie, ma che è? Oh, è tutta roba per il viaggio. Ho capito, ma dobbiamo stare via mezz'ora, dobbiamo stare un altro po'. Ho capito, ma possono sempre servire. Ma poi che è sta macchina? Tu l'hai presa? Vabbè, la mia l'hanno sequestrata. Un'altra volta? In realtà me l'ha sequestrata mio padre perché me l'hanno sequestrata di nuovo. E c'era bisogno di noleggiare un minivan. Sì, se no le valigie dove le mettiamo? Vabbè, ho capito, cominciamo ad entrare in una. C'entra un cazzo, ma come qua? Madonna, Levante, non c'entra un cazzo, la dieta. E voi
questi qua dove li mettiamo? Va, li mettiamo insieme alle altre cose dietro, che ce la facciamo? No, allora la parmigiana deve stare davanti, deve stare innanzi la parmigiana. Ma scusa, allora avevi detto che non l'avevi portata la benzina, sta qua. C'avete un bazzoletto che c'ha tutte le mani sporche. Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà. Cosa è successo? Siete stati capaci di spingerla mezz'ora con il freno a mano tirato. Ah, ecco perché. Ma sicuro che volevo andare, ma dovevo dimmi nella macchina che io c'è. Vai, si può. Oh, ma perché teniamo sta testa qua? Ma secondo te perché brucia, no? Leva, che caspita, lascia il freno. Bravo, ma che l'avete messa qua la benzina, come ce la portiamo, no? Fatemi capire. Non ti preoccupare, ce la facciamo, guarda che scende il tubo. Dove va questa? Ma quando sti ruoti in mano, ma dove va? I ruoti devo sempre portare, possono sempre servire. Comunque posso andare a fare la macchina, va. Ma dove va? Vieni qua, muoviti. Papà, non lo pulisco quello, però non ti preoccupare che ci penso io alla benzina. Vabbè, minchia, ci pensa tu, andiamo, bene, andiamo. Oh, ma qua non funziona niente, non funziona. Fermi, la pompa è giusta, non ha messo i soldi semplicemente, dai, ma ce li metto io. Ma che go! C'è Lorenzo, effettivamente costa di meno. Ah, levatevi la pappola per fare latini, ma via, fuori. Ma mettiamo le cose in chiaro. Non fate bordelli, la macchina non è la nostra. Ma poi scusa, ma tu l'hai mai fatto una benzina? Sai come si fa un rifornimento? Sì, a Napoli l'ho visto fare una volta. Allora, ma... Ok, vabbè, non l'hai mai fatto, vabbè, l'abbiamo capito, poi è Napoli, ma evitiamo, Tu che tocchi qua, fermati, che cazzo? Scusa, mi sono sporcato le mani. C'avete un fazzoletto? Le domeniche d'agosto. Ma la vuoi finire? Ah, ma due coglioni siete, ma delle persone meno serie di voi non esistono. Ma quello che sta a mettere la benzina? Certo. Oh, fermati. Ma le va una settimana presso a te, i viaggi, tu, questa cosa. Ma proviamo a andare questa fotografia, vediamo un po'. Comunque stai tranquillo che siete tutti amici miei. Massima riservatezza con noi. Sì, come tutte le cose che hai scelto tu, che poi sono andato a Rotoli, eh. Come on.
Vabbè, i quadri, fai i quadri. La pomata è presto. Ma scusa, no, ma che ore sono? Sono le 10:30, muoviti che Levante e Lorenzo ci stanno aspettando. Scusa, ma vorrei andare in bagno, che la casa sarebbe la mia, sarebbe vostra. Ma chissà di niente, non devo per bagno. Sì, ho capito, ma il vai significa che tu esci e io vado. Vabbè, muoviamo, non fai niente. Le chiavi, le chiavi. Quando si tratta di rubare non si sa neanche come muoversi, ma l'hai visto, su, è come un manichino che non sa neanche come dove mettere le mani. Mi sento. Scusa, comunque non fa niente per il ritardo, tanto deve ancora arrivare quel mostro là. Vabbè, lo possiamo anche chiamare. Ho capito, mo lo chiamo, non è un problema, però. Ma scusate, ma non sentite pure voi qualcosa di familiare? Oh, ma non è un po' conosciuta quella canzone che si sente là? Oddio! Sì, musica conosciuta. Questo è Levante che sta qua intorno, sta. Eccolo, perfetto. Stavo aspettando a voi, cioè, però avete fatto ritardo e quindi mi sono messo pure a fare colazione. Sì, non ritardo, che siamo qua già da 2 ore. Un'ora. Si dà il caso che io stia qui da 2 ore, quindi ho un po' più voce in capitolo. Vabbè, comunque, che fa? Ah, potevi andare a leggere i quadri, va, eh? No, io comunque perché io i quadri? Abbiamo fatto testa e croce e detto qua da te. No, mi hanno sempre detto io in famiglia sono quello che porta il malocchio. No, senza che metti scuse, tu mo di gira e di leggi. No, ma comunque perché io, cioè San Lorenzo che sta qua da 2 ore, cioè dovrebbe avere lui il privilegio di vederli per primo. Si dà il caso che leggere i nostri quadri non è che sia un privilegio, quindi. Oh, scusa, sei tu il primo dell'appello, eh? Ma poi chi l'ha detto a te che sono il primo dell'appello non si è capito. Beh, tu non mi comincia con la Bossini, quindi in teoria sei. Ma me la vedo curiosità, ma perché quando noi vedevamo l'appello dopo vivi si porta un nome coltito? E poi forse un giorno lo scoprirete perché copre il nome, ma comunque sta pure Alessandro in classe là, e pure lui inizia però.
Imbecille, sì, Alessandro inizia per A, però il nome, l'appello va in ordine alfabetico dei cognomi, imbecille. Ma a me, imbecille, non me lo dici. Ma cosa, no, cosa fa? Dai, non puntare il dito. Non lo so di preciso. Ma qualcosa, ok, ma non se l'ha persa, eh. Lasciala. Oh, basta, ragazzi, gridela. Oh, dai, no, hai detto che mi dovete leggere tu, adesso leggi sti cazzo di qua. Oh, hai detto che devi vedere sti quadri, ma a parte gli scherzi. Ora vai e li vedi sti quadri. Ma su scemo, ma se no ti non faccio niente. Oh, oh, e basta, vai, leva. Ma che faccio, vago? Sì! Vai! È arrivato il momento. Bocciati! No, non è possibile! Ma non è possibile! Oh, però, ma stiamo per lo scherzo! Ci hanno deciso la scuola! Ma bello, ma tanto sta bene! Sì, questo è l'esaminatore! Non lo so! L'esaminatore della merda! Chi ha la SM colpa da lì? Mamma, se lo bevo! Non è possibile! Aspetta, ripeti un secondo! Lì sta scritto licenziato barra A. Cioè non si sono neanche sprecati a mettere tipo la cosa personalizzata. Tranne Rossio, ve lo dico io. Vado prima io, poi magari metto in mezzo pure a voi. Così facciamo qualcosa fatto meglio. Levante! Levante! Licenziati vuol dire che siamo stati promossi in realtà. Cioè quindi è una cosa bellissima. Io sempre fosse una cosa brutta. Licenziato, sono saputi. Questo vuol dire. Finalmente ce l'avevamo fatta, finalmente potevamo dire di esserci riusciti, finalmente, mi sa che ho detto troppo finalmente, vabbè, insomma ce lo meritavamo, però, insomma, infatti, diciamo che non andò proprio così bene come speravamo. Porca puttana! Dai, adesso è tutto finito, dai. Sì, con l'ossaro. Tutto per colpa di sto deficiente. Deficiente. Che cosa hai detto? Che cosa ho detto? Che cosa hai detto? Ho detto deficiente, qual è il tuo problema? Allora forse non ci siamo capiti. Perché sennò è fare. Con il Maurizio, Bossini, Levante, Maria Cannello.
Come ha detto che ti chiami? Vabbè, mi ha preso l'odio questo. Esposito Lorenzo e Faina Loris. Qual è il problema? Mi hanno corrotto. Questo è un reato importante, mica da tutto valutare. Scusi, ma non è più grave il fatto che lui si è fatto corrompere e ci ha dato delle cose a cui noi non potevamo accedere? Giusto pure questo. Non c'è più credito. Bravo Bossini. Bossini so io. Ah, ecco che era un coglione con il nome da femmina. Perfetto. E chi poteva essere? Così di dato a tutti. Perché l'ho chiesto a lei? Io non prendo di mira nessuno. Nessuno. Sì, stava solo dicendo. Shh. A me non ha detto ancora niente, lo giuro. Oh, allora! Tanto si parla. Il padre per padre parla chiaro. Lei si è fatto corrompere, quindi. Cioè, la situazione si sta ribaltando. Loro mi hanno derubato. Mi hanno rubato il foglio dalla mano. Ah, e come? Ragazzi bravi bravi rubano pure. Ma ne arrivo per voi. Cioè a me non ho capito, cioè noi gli abbiamo rubato la lista della spesa, ci ha preso per dire che ci ha menato e noi avremmo fatto il reato. Sempre furto, Cia, no, Cia. Adesso parliamo anche fuori posto, anche con delle cose che non le sappiamo. No, ma tranquillo, io ho la delega, posso fare posso di tutto quello che mi pare. E io secondo lei devo scrivere le informazioni al primo che passo. Sì, comunque ci ha menati. E questo è grave, eh? Ehi, io ho detto scusa. Non è vero, e poi tirare l'orecchio, non è menare. Sentite, io oggi tengo la riata e non posso fare danni. Devo comprare la brace e tutto il resto. Ma alla fine cosa è successo? Questi ragazzi hanno rubato un foglio che poi l'ha recuperato e ha ridato per soldi. Questi ragazzi oggi sono venuti qui perché hanno finito l'esame, hanno delle facce buone e si vede che sono bravi ragazzi. Perché metterli nei guai? Non ce n'è bisogno, perché l'importante è ciò che qualcuno si porta dentro. E questi ragazzi sono portati dentro una grande esperienza e ora sono più maturi. Ormai è sale, non ho più voglia di lavorare. Voi non ne sapete niente, eh? Beh, e tu che vuoi? Fuori, beh, beh. Beh, che bravo che sono con le parole, eh? Beh, andiamo a gridare, ed ecco che finalmente possiamo dichiarare conclusa questa vicenda. Ora vi chiederete a questo punto, ma come ci si sente ad essere al posto dei ripetenti con più di 30 anni di quelli che ci hanno in classe? Beh, io questo non lo so. Ringraziando il cielo sono uscito dalle medie ancora minorenne, anche se poi ci mancava che ci prendessi la patente lì dentro. Comunque, finalmente, dopo aver faticato giorno e notte per avere questa benedetta terza media, io e la mia banda di scapestrati possimo dirvi che non ci si sente poco in male ad avere più di 3 anni rispetto a chi ci sta in classe. Ora bisogna vedere ad averne 30 cosa si prova. Comunque, lieti di annunciarvi la nostra promozione, facciamo un augurio con tutto il cuore a chi ci aspetta fra 5 anni nel mondo del lavoro. Oddio, fra 5. Magari è meglio se si fa 10, no? Raga, ma c'è la prova, non gli davo il calcio all'esaminatore. Guarda che hai dato tu, Maria, eh. Le va, dove hai messo la macchina? Ah, sta qua. Luia, sai che ma cioè, ci siamo tolti dalle mani anche l'esaminatore. Dobbiamo solo rispettare. Leva, ma guidi tu? Eh sì. Ma come guidare avanti, oh? Ma guidare avanti? Allora, dove andiamo? Al cimitero. Vabbè, guardi in mezzo.